anche il Movimento 5 Stelle non ha al momento le idee chiare. Abbiamo sentito adesso il senatore Cioffi, si fanno delle dichiarazioni, vengono anche smentite. La rete potrebbe decidere, mentre tra pochissimo potremo leggere un'altra agenzia, un'altra dichiarazione, no, Imposimato è il nome. Ci sembrano un po' tutti smarriti in questo momento. Ma sai, la rete come noto non decide niente, le consultazioni organizzate sul blog di Casaleggio sono un imbroglio, è una cosa che sanno tutti, perché non c'è garanzia di anonimato, non ci può essere, chiunque può registrarsi e fare qualsiasi cosa, i dati vengono sistematicamente manipolati, Casaleggio a suo capriccio Cioffi decide... sempre con noi comunque il senatore. Bene, così sentiremo la sua opinione. Casaleggio a suo capriccio decide chi vince, chi perde, chi viene espulso, chi rimane, non ha alcun valore, è una completa pagliacciata tipica di un modo di far politica da imbroglioni. Il dato politico invece è un altro, e cioè se Grillo e Casaleggio, diciamo Casaleggio, insomma, perché Grillo mi pare che abbia un ruolo più di portavoce e di testimonial, no? La testa politica di quel movimento, e Casaleggio che è anche quello che fattura più denari in questa impresa dei 5 Stelle. Se Casaleggio decide di confluire su Mattarella, naturalmente la cosa ha un suo valore politico, però per favore lasciamo perdere queste sciocchezze del blog, delle consultazioni, delle quirinarie, perché non ci crede veramente più nessuno. Basta chiedere comunque ai 35 grillini buttati fuori a calci come funziona la democrazia del blog. Senatore Cioffi, questo è quello che viene visto da un giornalista che segue da tanto tempo la politica, come Rondolino? Beh, diciamo, le affermazioni che sono state fatte sono, mi sembra, un po' deliranti, mi permetto di dire questa parola, perché non si può assolutamente mettere in discussione quello che è il nostro modo di essere. Noi lavoriamo con la rete perché vogliamo far sì che la democrazia sia restituita ai cittadini, e non si può assolutamente pensare che noi giochiamo come giocano gli altri, cioè imbrogliando. Quindi non posso che diciamo, restituire al mittente le infamità, se mi permette la parola, e le insinuazioni, che vengono fatte da chi non conosce chi è il Movimento 5 può Stelle. Può mostrarmi la certificazione di una terza autorità del blog di Casaleggio? Può farmi ma quello che lei sta dicendo è semplicemente insinuare nella testa degli ascoltatori un'insinuazione, le insinuazioni per farle deve avere delle prove che non ha. Quindi lei non può fare altro. Certificato. Ma lei sta. No, lei vuole fare un altro gioco, però mi scusi, noi stavamo parlando di Presidente della Repubblica, di poveri italiani e mi voglio sottrarre che a questa hanno votato inutile voi e che vengono presi sistematicamente in giro da questa sciocchezza del blog di Casaleggio. Rimarrà sempre sovrana la rete, perché è la rete quella che ci dà la forza di esistere, e noi sulla rete, e quindi su coloro cioè che la tastiera si di Casaleggio. Al blog, la tastiera di Casaleggio non rispondo alle sue provocazioni, guarda, le rispondo con un gran sorriso italiano. Perché le sue provocazioni la tastiera di Casaleggio molto... ha un ruolo importante nella Terza Repubblica, per carità. Casaleggio non è terzo, la democrazia ha bisogno di controlli terzi. Fine, chiuso. Molti si concentrano sulla certificazione delle votazioni online, cioè sul fatto che non c'è la possibilità di verificarle in quanto ancora non ci siete arrivati, e chiedono quando si potrà arrivare a una certificazione, diciamo, esterna, indipendente rispetto alle vostre votazioni online. Che tempi prevede lei? Ma noi speriamo, perché è una cosa abbastanza complessa, perché deve essere certificabile da enti esterni, quindi non si può, deve essere qualcosa di normato, che non è neanche copiabile, cioè io non posso andare a Washington, ammesso che mi diano accesso alla loro modalità di votazione online, dire datemi le linee guida, e, cioè, perché non c'è. Il loro voto è modificabile, pilotabile, perché c'è una società di certificazione di quello che avviene. No.
Perché no, non è pilotabile o no, non c'è la società di certificazione? Non c'è una società di certificazione, intanto non è un voto. C'è una società che si chiama Business Assurance DMV, DMV no? Business Assurance. Non controlla allora, che le procedure vengano rispettate? Intanto non è un voto, perché a livello informatico noi abbiamo un ID e una password che identificano dopo lei, Formigli Corrado, che ha votato, che preferenza ha espresso. E il voto in democrazia ancora è segreto, quindi non è un voto. È un sondaggio di cui conosciamo nome e cognome, quindi si porrebbe poi un problema di privacy, no? Di chi gestisce sì. I dati. Poi questo sondaggio, la Casaleggio, che si occupa di e-commerce, ha contattato un'azienda che si occupa di fare una sorta di controllo qualità in rete dei processi e-commerce e gli ha detto: io attivo questa procedura online, ti va di controllare le mie policy? Per vedere che tutto funzioni a livello di policy? La DNV lo ha fatto e non ha detto nulla, ha detto semplicemente: non posso certificare un attacco hacker e rilevo delle anomalie, però non delle anomalie sul risultato, sulla corrispondenza tra il numero di votanti e i risultati che stanno venendo fuori online. Un momento però. La DNV non lavora mettendo un omino fisicamente presso la sede della Casaleggio, sì. Vedendo il back office, sì. Del computer. Fa un controllo esterno di sistema. E quindi questo non ci garantisce per sapere, diciamo, che tutto sia stato rispettato. Casaleggio, ex funzionario Telecom, nel cui server vanno depositate tutte quante le informazioni. Che viene peraltro tranquillamente hackerato, perché lui è anche un uomo della primissima rivoluzione tecnologica, un attimo, quella che fu, perché quindi c'è non ritardo. Conosce neppure come funziona il web contemporaneo. Nel momento in cui la votazione è in mano alla Casaleggio Associati non dobbiamo fare altro che fidarci, è chiaro che... Ma lei non si fida però. Che vuol dire che sono in mano alla Casaleggio Associati? Dal punto di vista tecnico, dice lei. Ma nel senso che dal punto di vista tecnico le votazioni sono fatte all'interno del blog di Beppe Grillo. Cioè il server lo gestisce questo Casaleggio? Il server con tutti i dati? La Casaleggio Associati, che è la società di Casaleggio. Quindi si fa anche una banca dati pazzesca a questo Casaleggio? Ma gestisce la banca dati degli attivisti che si sono e tutti quelli che votano. All'interno. E lei non no, si fida? Amico mio! E lei non si no, fida? Io non ho detto che non mi fido, io non posso far altro che fidarmi, e certo che sarebbe più chiaro e trasparente se la votazione fosse affidata ad una terza parte. Un esempio di democrazia diversa. C'è la mia password. La password per entrare nel sito del Movimento 5 Stelle? Per entrare nel sito, esattamente. E qui vieni bloccato. Le credenziali che hai utilizzato non corrispondono a un utente autorizzato. Verifica lo stato del tuo profilo. A dire il vero, non entro neanche dal sito di Beppe Grillo. Perché una volta potevi entrare anche da quello? Sì, io ero un utente certificato del sito. Io sono iscritto da anni, sono iscritto, ho votato, l'ultima mail che mi è arrivata è del 6 febbraio. Quindi 6 febbraio eri ancora iscritto? 6 febbraio, diciamo. Ero ancora iscritto, oggi non è più così. Perché cosa hai fatto? L'hai sbagliato? Io ho sbagliato, semplicemente più volte mi è capitato di dire che c'erano alcune cose da migliorare. Questa cosa che tu ci hai fatto vedere, cioè questa disiscrizione, mm-hmm. È avvenuta, cioè ti hanno chiamato, no. Ti hanno scritto, no. Te l'hanno detto? No, semplicemente parlando con altri amici che non riuscivano più a entrare nel sistema, sono andato a mia volta a provare se l'accesso era attivo e mi sono accorto che non era attivo. E quindi non è successo solo a te? È successo a molte altre persone a Bologna e notizie dicono, diciamo, in tutta Italia. Praticamente sono state segnalate delle persone che, senza essere avvertite, sono state cancellate dal sistema. Quindi epurazioni di massa. Okay.